Benvenuti a tutti! Come saprete, se mi seguite soprattutto sui vari social, trovate sempre nella... sì, ormai mi imbroglio nel dire nella scheda informazione o nell'info box, comunque dicevo info box. Questo periodo mi sono operata e poi vi parlerò più avanti di questa mia operazione quando comunque mi sarò stabilizzata e potrò tornare a fare video, ma più che altro per un fatto di... estetica, perché è per quello che non li girerò questo periodo, che sarà un po' così. Comunque, appunto, sto girando tutti i vari video per questo periodo che sarò, tra virgolette, assente su YouTube. Però voi starete vedendo lo stesso i video, magari un pochino più rasi, però comunque sia, ci saranno. Volevo farvi vedere in questo video un pochino di haul make-up uso che ho comprato ultimamente, soprattutto in questi ultimi giorni. Mi scuso per la luce sparaflesciosa, io già sono pallida di mio, oggi proprio sembro un fasoletto bianco e sinceramente è totalmente buio, quindi era l'unica fonte di luce, ma non so perché oggi sia così sparaflesciosa. Comunque, vi subirete il video più luminoso della storia di YouTube. Allora, io volevo partire subito facendovi vedere una cosetta che ho preso da Sephora l'altro giorno. PS, nessuna di queste cose che vi faccio vedere è stata presa con i saldi, perché io odio andare in giro a fare shopping con i saldi. Sì, si risparmia molto, però non fa per me. Io odio la gente appiccicata, le pressioni per comprare, come sempre mi si scarica la macchinetta. Quindi dicevo che i saldi sono stressanti, quindi io non ci vado mai. Quindi l'altro giorno, invece, il giorno prima dei saldi mi pare, sono andata da Sephora, che era una vita che non c'entravo, c'è davvero tanto, e mi sono comprata due maschere, perché io amo le maschere di Sephora. Se non le avete mai provate, quelle di carta, insomma, quelle che le usi una volta e poi le getti, ho voluto provare le maschere per le labbra, perché io ho delle labbra secchissime come il resto del viso, però le labbra sono proprio assurde. Vi dico anche il prezzo, visto che ce l'ho lo scontrino. Ho pagato 7,80 e ne ho prese due, e quindi ognuna l'ho pagata 3,90. Ne avevo prese due, una l'ho già usata, che era quella, mi pare, protettiva. Questa invece è quella idratante Rose Lip Mask. Sono fatte in questo modo, hanno questa sagoma delle labbra. Sono una cosa fighissima, a parte che quando le mettete su sono morbidissime, cioè ci giochereste per tutti e 15 minuti che le dovete tenere su. E poi fanno il loro dovere, cioè davvero, la prossima volta che vado ne prendo tipo una decina, perché sono favolose. Se le trovate, provatele, fatemi sapere. Poi mi è arrivato questo pacchetto un po' di giorni fa di Maybelline, che mi ha inviato questo pacchettino delle nuove Paint Your Lips. Questo è il pacchettino, tra l'altro sempre dei packaging super fighi. E queste si chiamano, se riesco ad aprire la scatola, super fail. No, si chiamano, penso, Paint Your Lips Color Drama Intense Lip Paint. Quindi sono delle tinte per labbra. Ma io ne ho provate già, in realtà. Ne ho provate due colorazioni. Ho provato quella rossa e quella color carne. Queste sono le colorazioni... ci rinuncio, non so fare YouTube. Vabbè, quell'altra, insomma, avete visto, è un nude un po' rosato, mentre poi c'è questa con nude più marrone, questa rossa, fucsia e viola. Sono bellissime, cioè una volta stese hanno un effetto un po' satinato, non proprio coprente e matte naturalmente, ma sono bellissime. Io mi sto innamorando del trend delle labbra lucide, e questi fanno proprio al caso vostro, se vi piace anche a voi questo tipo di trend. Non durano chissà quanto, però devo dire che mi sono piaciute. Poi avevo fatto, mi sembra metà novembre, un ordine su Beauty Bay, che è un sito simile a Beautylish, che vende e spedisce in Italia prodotti Jeffree Star, Anastasia Beverly Hills, tutte queste marche americane molto famose, che secondo me, a parte la marca sì che è famosa, ma hanno dei prodotti molto validi. E quindi ho voluto provare dei prodotti di Jeffree Star, che io seguo su YouTube, lo amo. L'amo, cioè non so come definirlo, ma è una cosa fantastica. E ho voluto provare due tinte che sono la cosa più famosa di Jeffree Star. Sono le Velour Liquid Lipstick. Ho provato una della collezione di Natale, che è quella che mi vedete in questo momento, e questa qui, che invece è la collezione classica. Questa della collezione classica è Celebrity Skin, che è una delle più famose, insieme a altre colorazioni che non mi ricordo. Comunque il packaging è qualcosa di favoloso. Poi la cosa che ho notato
notato è che tutti i prodotti hanno una quantità di prodotto davvero esorbitante, mai vista. E poi vabbè, il packaging è tutto rosa, quindi come può non piacermi. Questa qua è un nude marroncino e ogni tinta l'ho pagata mi pare sui 20 dollari più o meno, che sono poco meno di 20 euro, 18 ti è. E poi ho preso un illuminante. Ragazzi, anche questo è quello che ho su, però ce l'ho da stamattina, ma devo dire che ancora faccio effetto e sono le 9 di sera, quindi facciamoci un conto. Ed è abnorme, io mi sono vista tantissimi video review e non ci credevo che fosse così enorme questo prodotto, ma è davvero grande. Sono tipo 15 grammi di prodotto, che è un casino, e vabbè, è meraviglioso. Non si vede, ma è un color lavanda freddissimo. E infatti faceva proprio al caso mio. Lo amo follemente e non vedo l'ora di prenderne altri. Questo qua costava sui 30 euro, ma penso sia un investimento più che valido, perché lascerete in eredità ai vostri nipoti, pronipoti, perché davvero è favoloso. E, ah, non vi ho detto il nome, questo qui è Lavender Snow. E l'altra tinta invece è Pumpkin Pie, della collezione natalizia, che appunto è quello che mi vedete su in questo momento, che è questo bellissimo arancio bruciato, molto particolare, bellissimo. Anche questo sempre nel suo packaging, però non è rosa ma è rosso appunto per Natale. E la cosa fighissima è che è matte, poi le ho provate e stanno su una vita. Una delle tinte migliori che abbiamo mai provato, neanche seccano più di tanto le labbra e appunto durano tanto. E questa qui in particolare ha tipo dei micro glitterini viola che la rende super particolare. Poi questo pacco di Beauty Bay ci ha messo ad arrivarmi appunto da metà novembre, più o meno inizio gennaio, sì, inizio gennaio. Ci ha messo un pochino, però devo dire che ottimo, perché non ho neanche pagato la dogana, io sculata per una volta nella mia vita. Poi vi faccio vedere le cose che mi sono arrivate da Nabla. Vi ho fatto vedere, mi sembra, alcuni pezzi nei vlog, forse è capitato che io vi facessi vedere qualche pezzetto di cose, ma non vi ho mai fatto vedere nel dettaglio cosa mi è arrivato. Iniziamo dagli occhi. Della collezione Goldust mi sono arrivate tutte le cose, quindi la palettina, questa qui è la Sixth Liberty Palette, mi pare si chiami, non ne sono sicura, bellissima. E questi sono tutti i colori, questi ve li ho già fatti vedere tantissime volte, ve li ho messi anche nei preferiti del 2016, perché sono ombretti validissimi, cioè vi giuro, al pari di quelli di Makeup Geek, se non forse un pochino meglio, per il fatto che non fanno tanto fallout, però sono spaziali, molto coprenti, pigmentatissimi, quindi io li straconsiglio, non vedo l'ora che escano con altre collezioni. E in più, sempre della Goldust, ho questi altri due singoli, che sono questi due. Uno è una sorta di rosa antico, questo colore qui, ora a parte le luci sparaflesciate, questo è il colore, e si chiama Snowberry. E l'altro invece è Glasswork, che è un colore particolarissimo, perché anche questo è a base rosa, poi vabbè i colori sono sempre molto soggettivi, ma è a base rosa, pieno di glitter, e una volta messo sulla palpebra proprio diventano glitter, quindi è bellissimo. E in più mi hanno inviato degli ombretti in crema, che sono questi qua. Allora, quello della collezione Goldust è Dusk, che è questo colore sempre aranciato, leggermente sul salmone, non saprei, però è bellissimo. Anche questi super scriventi stanno su tutto il giorno, li ho già provati. E invece mi hanno inviato della collezione normale, penso, Entropy, che è un colore bellissimo, è una sorta di viola, marrone, pieno di riflessi. E poi mi hanno inviato questo, che è una sorta di base correttiva, perché è un color proprio correttore, bellissimo questo qua, che si chiama Underpainting. Li ho provati tutti e tre, mi sono strapiaciuti, sia da soli sia fissati con degli ombretti sopra, quindi proprio straconsigliati a conoscerlo prima questo brand. Poi mi hanno inviato il mio prodotto top delle sopracciglia, che è questo, che adoro alla follia, forse ha superato anche quello, il Brow Pat di Anastasia Beverly Hills, Venus Brow Pat Ash Blonde, questo colore magnifico, mamma mia, è proprio perfetto, cioè non ho altre parole. Anche questo ve l'ho messo nei preferiti, me l'hanno inviato anche nella colorazione più scura, che è Neptune, ma penso che lo darò a qualcuno che ha questo colore di sopracciglia, perché appunto io non so cosa farmene, visto che rimarrò per tutta la mia vita bionda. Poi sempre della Goldust, mi ero dimenticata quasi di farveli vedere, questi prodottini. Questa qui è sempre una Liberty Palette, non so da quanti, penso da
12 ombretti e ci ho messo le cialde per il viso che mi hanno inviato. Sono due blush che sono bellissimi, due illuminanti. Io vado pazza per questo qui, che è quello a base fredda bianco, che ora vediamo se riesco a farvelo leggere. Si chiama Angel. E in più mi hanno inviato questo cofanetto, che ve lo dico a fa, la Luxury Box, con questo adesivo fantastico, tipo caccia al tesoro, ma meraviglioso. Con all'interno questi prodotti. Allora, ci sono i 5 Diva Crime e il Dazzle Liner edizione limitata oro. Ma quanto è bello, non potete capire. Io tipo nel periodo natalizio festivo l'ho messo in tutti i trucchi, qualsiasi colore ci andate ad abbinare ci sta da Dio. E più i Diva Crime sono fantastici perché sono a parte dei colori molto sfruttabili, e poi proprio la formulazione secondo me è fantastica perché si fissano nonostante appunto appena lo mettiate sono molto cremosi. Quindi io la prima volta che l'ho messo ho pensato questi non mi durano neanche il tempo di uscire di casa. In realtà il pigmento viene assorbito dalle labbra, non so come spiegarvelo, e diventa una sorta di tinta. E anche quando si toglie la patina più cremosa rimane il rossetto, e quindi vanno a durare tantissimo. Non dico come una tinta, ma anche meglio forse. È davvero una cosa incredibile, mi sono innamorata. Infatti li uso sempre. E penso che con Nabla io abbia finito. Forse mi sono scordata qualcosa senza ombra di dubbio, ma ora ho già rimesso a posto le cose, quindi a ritrovarle tutte sarebbe un po' un pasticcio. Poi qualche giorno fa mi è arrivata questa scatola di Benefit, che è meravigliosa. Cioè, guardate solo la scatola. Poi tra l'altro non so se sono l'unica che trovo una certa somiglianza con Kat Von D, con questa scatola. Se ci fate i tatuaggi, le stelline qua sotto l'occhio, qua lei ce l'ha qui mi pare, cioè secondo me è uguale. E dentro questa scatola c'erano queste cose, a parte questa scatola stra riutilizzabile, troverò qualcosa, c'è anche la plastica sullo specchio e è tipo enorme. C'erano all'interno queste cose, là, un paio di occhiali, un paio di ciabattine troppo belle, i tatuaggi temporanei dorati e questa coroncina di fiori. Poi io, dolcissimo in fondo, ho trovato anche il prodotto vero e proprio, che all'inizio, devo essere sincera, non avevo visto, che è questo prodottino, sempre nei soliti packaging Benefit, che sto amando alla follia, vi giuro. A parte l'odore che è spaziale, loro mi hanno detto che dovrebbe sapere tipo un pelmo e qualcos'altro, mi sa vaniglia, comunque è buonissimo. E in più appunto la confezione è uguale alla scatola che mi hanno inviato. Ora, senza far casino, Ilaria, ce la puoi fare, ce la faccio, eccola qui, questa è una miniatura. Ed è un blush pescato con dei riflessi dorati, ma è qualcosa di stupendo. Poi questi pennellini che vi danno in dotazione sono meglio di quelli che avete in casa, quindi sono meravigliosi. E questo qua si chiama California, al posto della C ci mettete la G, bellissimo, vi giuro bellissimo, poi dura tantissimo. Tra l'altro questo prodotto è uscito da Sephora il 1 gennaio, quindi se volete potete andarlo a comprare, e mi pare abbia un prezzo di 34,90 euro se non mi sbaglio, però non mi dovrei sbagliare. Detto ciò, questo era tutto quello che mi è stato mandato / ho comprato. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se vi piace questo genere di video, un po' più chiacchiericcio, haul, cosmetici, make up / review dei prodotti, perché come avete visto le cose che comunque ho già provato vi ho più o meno detto come mi ci trovo, le funzioni e anche come sono nel corso della giornata. Quindi scrivetemi qua sotto se vi piace, o anzi farò meglio, vi metterò un sondaggio nella scheda info da qualche parte, non so mai dove sta, e voglio un po' di rispostine, così riesco bene a capire. Detto questo, io vi mando un grosso bacione, seguitemi mi raccomando su tutti i social, che ripeto trovate qua sotto, così vi tengo aggiornate. E mi raccomando, se non siete iscritte, iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video, poi azionate la campanellina e mettete un bel pollicino in su se questo video, genere di video, vi è piaciuto. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo. Ciao!